poco da strada, è arrivato anche sul passo della Futa, perché la nonna Ezia, che è una internauta appassionatissima, ci ha chiamato e ha detto: dovete venire qua sulla Futa perché vi devo far vedere come si fanno gli zuccherini, è vero? Zuccherini montanari. Zuccherini montanari. Che potete contattarci sempre sulla pagina nostra e scrivere: io sono in Puglia, venite che vi farò vedere la ricetta povera del Noi Arriviamo. Eravamo già giù in Toscana, qui là, siamo tornati in bicicletta, siamo tornati indietro perché volevamo vedere gli zuccherini. Eccoci qua. Cosa sono? Sono il dolce del matrimonio. Si fa ancora qui in questa zona per i matrimoni, si regalano agli sposi. Però li vendono anche nelle panetterie per chi ha voglia di mangiarli. Quindi invece dei confetti, gli zuccherini? Adesso l'uno e l'altro, una volta okay. C'erano solo gli zuccherini. Ok, mi diceva mia zia che una volta gli zuccherini si mettevano a verde facendo le collane. Regalavano già le collane, infilavano gli zuccherini grossi dentro a un filo e poi li mettevano al collo degli sposi, dei bimbi che facevano la comunione. Allora, cosa ci vuole? Farina. Innanzitutto, quanti ne facciamo? Un tot, no? Ne facciamo... io... diamo ne verrà fuori circa 2 kg. Per un certo quantitativo di zuccheri. Ne verrà fuori circa 2 kg una volta canditi. Allora, 1,2 kg di farina. 1,2 kg di farina. Quante uova? 9 uova. Ok, poi? E poco da strada è arrivato anche sul passo della Futa, perché la nonna Ezia, che è una internauta appassionatissima, ci ha chiamato e ha detto: dovete venire qua sulla Futa perché vi devo far vedere come si fanno gli zuccherini, è vero? Zuccherini montanari. Zuccherini montanari. Che potete contattarci sempre sulla pagina nostra e scrivere: io sono in Puglia, venite che vi farò vedere la ricetta povera del Noi. E poco da strada è arrivato anche sul passo della Futa, perché la nonna Ezia, che è una internauta appassionatissima, ci ha chiamato e ha detto: dovete venire qua sulla Futa perché vi devo far vedere come si fanno gli zuccherini, è vero? Zuccherini montanari. Zuccherini montanari. Che potete contattarci sempre sulla pagina nostra e scrivere: io sono in Puglia, venite che vi farò vedere la ricetta povera del Noi Arriviamo. Eravamo già giù in Toscana, qui là, siamo tornati in bicicletta, siamo tornati indietro perché volevamo vedere gli zuccherini. Eccoci qua. Cosa sono? Sono il dolce del matrimonio. Si fa ancora qui in questa zona per i matrimoni, si regalano agli sposi. Però li vendono anche nelle panetterie per chi ha voglia di mangiarli. Quindi invece dei confetti, gli zuccherini? Adesso l'uno e l'altro, una volta okay. C'erano solo gli zuccherini. Ok, mi diceva mia zia che una volta gli zuccherini si mettevano a verde facendo le collane. Regalavano già le collane, infilavano gli zuccherini grossi dentro a un filo e poi li mettevano al collo degli sposi, dei bimbi che facevano la comunione. Allora, cosa ci vuole? Farina. Innanzitutto, quanti ne facciamo? Un tot, no? Ne facciamo... io... diamo ne verrà fuori circa 2 kg. Per un certo quantitativo di zuccheri. Ne verrà fuori circa 2 kg una volta canditi. Allora... 1,2 kg di farina. 1,2 kg di farina. Quante uova? 9 uova. Ok, poi? 2 bustine di lievito vanigliato, okay. 3 etti di zucchero, perfetto. Un bicchiere di olio di semi, sì. Un bicchierino di anice, sì. E un pochino di anicini, che sono i semi dell'anice. E a chi non piacesse l'anice? È un mistero, perché se li fai con l'anice sono gli zuccherini, se no è un'altra cosa. Non sono più zuccherini? No. Ok, facciamoli allora con la vera ricetta. E via impastare. Si può fare anche con l'impastatrice elettrica, no? Sì, questo è l'impasto, ma sì. Dopo bisogna candirli. Ok, e dopo vedremo come si fa. Paciugo. I zuccherini sono in forno, adesso dobbiamo preparare il paciugo, vero? Bravo, il paciugo, la canditura. La canditura. Quindi? 3 etti di zucchero, poi l'anice prendo. Poi prendi un mezzo bicchiere di anice, ci metto
un po' d'acqua, un bicchiere d'acqua, deve arrivare a una consistenza, sì, tale per cui della nonna Erika sono pronti, facciamo un nodo per un cuoco da strada. Dalla nonna Erika è qui da queste bellissime montagne tra l'Emilia e la Romagna. Quando venite di qua venite a trovare la nonna Erika che vi preparerà i zuccherini. Fantastici, buon appetito. Buon appetito. Periodo di tempo che mia moglie l'ho quasi persa. Perché? Perché tutto il giorno è attaccato al computer. In internet, da quando abbiamo internet più veloce, non mi guarda neanche più in faccia. Perché? Cosa si... Più sa stare in internet a farsi gli affari degli altri, perché... Ce l'ha il Facebook? Facebook si fa gli affari di tutti, si fa. No. Sì, eh. È diventato una pettegola... dell'internet. No. E cosa cerca sull'internet quando... Ah, dalle ricette, ai viaggi... Ah. I ristoranti. Ah, è moderna quindi, sì, proprio sì, moderna. Sì, sì, ma mia moglie è moderna. Ha detto che ha lasciato tutto il lavoro di casa e tutti i giorni sta sull'internet. Ah. Chi l'ha detto? Mio marito? Non fa più il lavoro di casa, no, hai capito? Allora facciamo tutti così? Ai cuochi di strada? Ai cuochi di strada! Vogliamo un enorme marzavolto. E non ha quasi non ha quasi. Quasi. Io non subito niente, no?